Il capitolo diciottesimo del Principe riprende e sviluppa il tema centrale della terza sezione dell'opera, ossia l'esame delle virtù che un principe deve possedere per avere successo in un mondo abitato prevalentemente da uomini stolti, malvagi e sempre disposti al tradimento. Il capitolo si può suddividere in sei sequenze in cui l'autore alterna la teoria generale e l'esempio storico. Il capitolo inizia con un'affermazione morale di tipo universale e astratto. È meglio vivere secondo onestà e lealtà. La furberia, la malizia e l'inganno, secondo la trattatistica umanistica, non si addicono all'uomo di Stato. Machiavelli smentisce questa affermazione generale perché nella realtà concreta della prassi politica le cose sono molto diverse. La seconda sequenza contiene una riflessione sulla politica. Per Machiavelli la politica è un'attività il cui scopo è trasformare concretamente la realtà. Lo si può fare in due modi: nel rispetto delle leggi oppure attraverso il ricorso alla forza, che per l'autore non può essere una eccezione. Nella terza sequenza compare l'immagine del centauro Chirone. Chirone è l'emblema del doppio volto del potere: il volto umano, quello della norma, della legge, e quello ferino o bestiale della violenza. Quando il principe si trova a ricorrere al lato animalesco, a quella che Machiavelli definisce la bestia, deve scegliere come modelli di comportamento quelli della volpe e del leone. Nella quarta sequenza, dopo tre simboli del centauro, della volpe e del leone, che spaziano tra mitologia e regno animale, l'autore approfondisce il tema del doppio volto del potere, ricorrendo all'esempio storico di Papa Alessandro VI, il padre di Cesare Borgia, detto il Valentino. Alessandro VI rappresenta, secondo l'autore, un modello proverbiale di capacità di finzione. Nella quinta sequenza si prosegue il discorso della quarta. Il principe non deve essere sempre cinico, non deve essere sempre crudele e spietato, perché egli conosce la differenza tra comportamenti buoni e scorretti. Deve, pertanto, utilizzare gli uni o gli altri a seconda della necessità delle situazioni reali e avere la capacità di attraversare il male se ciò gli pare inevitabile. Nella sesta sequenza Machiavelli definisce qual è il fine della politica. Il fine della politica non è quello della morale universale né quello della religione. Il fine della politica è quello di vincere e mantenere lo Stato.